Ma buongiorno ragazzi e benvenuti anche questa mattina all'appuntamento con la mia sbasbata. Quest'oggi si va in Grecia perché vado a provare un set che ho comprato da un po', un paio di mesi, grosso modo poteva essere novembre, che però avevo un attimino, tra virgolette, accantonato nella rotazione dei nuovi prodotti. Ieri l'ho visto praticamente sulla mensola perché era proprio in cima ad una pila di saponi e ho detto domani sarà il suo turno, cioè stamani. Sto parlando di BBS Soap, questo artigiano greco che come tanti produce saponi. BBS Soap Sweet Bourbon ed è praticamente già il colore è una festa per gli occhi e per il palato. Cosa vi ricorda? A me ricorda la cioccolata. E infatti, ragazzi, c'è questo profumo di Bourbon dell'aroma del liquore Bourbon su un letto di cioccolato, poi ci sento anche la buccia d'arancia ed il cocco. Una cosa veramente gourmet, ragazzi, da mettere appetito, veramente. Poi di buon mattino io ho fame, quindi vado a nozze, quindi BBS Soap Sweet Bourbon. Ovviamente con il suo aftershave, eccolo qui. Come naturalmente ne ho già prelevato la quantità e l'ho messa in scatola naturalmente. Come rasoio ho rispolverato, si fa per dire, il Valinor di The Goodfellas Smile, che pure era da un bel po' che non lo utilizzavo, e lo vado ad armare con la lametta Kai, anche questa da un po' non la uso. Insomma, ragazzi, perché ultimamente sicuramente l'avete notato, utilizzo molto le Tatara con cui mi trovo bene. Però stamattina mi andava di cambiare. Uno mica vuole sempre la stessa minestra, vuole cambiare, ragazzi, lo sapete. Poi noi siamo fatti proprio così, noi maschietti. Purtroppo certe volte perché non va sempre bene. Allora, sto procedendo ad armare il rasoio che è sempre molto bello, molto stiloso secondo me, il Valinor. È un rasoio che ha creato due fazioni opposte tra chi tra coloro a cui piace e coloro che lo trovano un po' esuberante, appariscente, ma diciamo così, non voglio utilizzare termini dispregiativi anche perché a me piace, quindi mi unisco alla schiera dei sostenitori di questo rasoio che poi è anche molto efficace, quindi ed è sicuro, quindi a me piace. Ok, l'abbiamo armato come pennello, un bel pennellazzo in tasso, guardate. Che ciuffone, che densità, un ciuffo diametro 29, questo è un ciuffo silver tip, quindi seta allo stato puro, ragazzi, con un bel manico in legno e resina, molto molto bello. Con la monetina Boti, che vi ricordo in fase d'acquisto, se la volete, sia che procediate ad assemblarlo in autonomia, sia che ve lo facciate assemblare da Boti, la dovete inserire nel carrello, costa $1, però se non la mettete non vi arriverà, altrimenti se non vi interessa la monetina lasciate stare così. Detto questo, procediamo con la detersione del viso utilizzando il detergente scrub al pompelmo rosa di Bottega Verde per uso quotidiano. Bene ragazzi, possiamo procedere a sciacquare il viso.
Benissimo ragazzi, a questo punto possiamo andare ad applicare il panno a caldo. Perfetto ragazzi, anche il panno caldo è andato, possiamo quindi procedere ad applicare il prebalba in gel Noai. Benissimo, ed a questo punto ragazzi direi che possiamo andare con il montaggio, quindi vado a posizionare il cellulare a favore di Scuttle e noi quindi ci vediamo tra poco per montare il sapone. A tra poco. Ed ecco qua ragazzi, il sapone è già nella Scuttle, il pennello l'ho tenuto qualche minuto a bagno mentre procedevo con i preliminari alla rasatura vera e propria, quindi l'ho strizzato, adesso il ciuffo è umido, il sapone è qui, vado ad iniziare il montaggio. E ragazzi, io direi che il pastone si è ben formato e non vi dico il profumo di cioccolato che si sente, di cacao, di arancia, che poi secondo me l'accoppiata cacao cioccolata e cacao arancia, chiedo scusa, è fantastica. E il tutto con l'aroma del bourbon, cioè ragazzi, è qualcosa da far venire poi di buon mattino l'acquolina in bocca, ma il pastone è pronto perché è ben lucido ed amalgamato, pertanto io direi che possiamo sicuramente procedere senza indugio con la rasatura. Vado quindi a riposizionare il cellulare in posizione frontale e noi ci vediamo tra poco. Ed eccoci ragazzi, partiamo allora con la prima insaponata con questo bel pastone profumato gourmet che si è formato.
Bel montaggio profumato, ragazzi, stupendo, veramente stupendo. Allora, occhiali di ordinanza, rasoio tenuto in ammollo, The Goodfellas Smile, Valinor, armato con le CAI. Partiamo quindi con il verso del pelo. Via. Perfetto ragazzi, il verso del pelo è andato e quindi possiamo sciacquare il viso. E andiamo ragazzi di panno caldo. Perfetto. Ragazzi, avete idea che il calore del panno caldo su questo sapone ha fatto sprigionare un aroma, cioè veramente ha intensificato quello che è un aroma che già c'era praticamente di cioccolato, di arancia, di liquore bourbon. Cioè, ragazzi, è qualcosa. Io ho una fame che veramente sarebbe da mangiare, ma non si fa. Ok, andiamo ad insaponare il viso, che è meglio, dai. Eccezionale, ragazzi. Sono senza parole perché ho fame. Allora, ragazzi, forchiamo gli occhiali di ordinanza, rasoietto Valinor, The Goodfellas Smile, armato con le CAI, e andiamo di traverso o obliquo. Anche il verso obliquo
è andato, quindi sciacquiamo il viso. Andiamo di panno caldo. Ok ragazzi, andiamo quindi ad insaporare nuovamente il viso. Benissimo ragazzi, a questo punto vado a recuperare la salvietta freezer, che altro non è che una salvietta come questa che io all'inizio rasatura vado a bagnare per bene, ben inzuppata, strizzo appena e poi metto nel freezer in posizione orizzontale. In modo in questi 20 minuti abbondanti la salvietta si è fatta rigida come una tavoletta. Io la prendo, la vado ad appoggiare sul lavabo, così mentre vado di contropelo la salvietta si ammorbidirà al punto giusto da consentirmi di procedere all'applicazione in viso. Quindi io vi lascio per qualche secondo e ci vediamo tra poco. Eccoci qua ragazzi, la tavoletta freezer è qui, ovviamente non si piega e non si spezza, la lasciamo sul lavabo e ne andiamo di contropelo. Eccoci qua. Ok ragazzi, anche il contropelo è andato, ora valuterei l'opportunità di qualche ritocco. Perfetto ragazzi, anche il contropelo è andato, possiamo andare con l'insaponata di cortesia, anche se sapone in verità non ne ho più, spalmiamo quello che c'è. Bene ragazzi, e anche se poco mi godo questo sapone, questa insaponata di cortesia, che non prevede ovviamente, non potrebbe in ogni caso prevedere passaggio di un rasoio perché non c'è sapone, di fatti è un velo sottilissimo. Intanto incomincio a mettere a posto un po' di cose e noi ci vediamo tra poco per proseguire con la skin care. A tra poco, eh.
Benissimo ragazzi, io ho sciacquato anche il viso e sono quindi pronto per applicare senza timore alcuno la salvietta Freezer. Eccola qui. Perfetto ragazzi, allora andiamo a tamponare il viso. Perfetto ragazzi, allora mentre finisco di sistemare e il viso torna ad una temperatura ambiente accettabile, io fermo il video e ci vediamo tra poco. E ragazzi, possiamo procedere con l'applicazione della crema riparatrice Pro Victis del saponificio Varesino. Bene ragazzi, mentre la crema si assorbe, io finisco di sistemare e ci vediamo tra poco. E quindi ragazzi, procediamo con l'applicazione del balsamo dopo barba Afrodite alla profumazione di fico greco. Viene anche questo prodotto dalla Grecia ed è prodotto artigianalmente da Chieknik. Quindi vado ad applicarlo in viso. Perfetto ragazzi, mentre lascio che anche questo balsamo venga assorbito dalla pelle, io finisco di sistemare e noi ci vediamo tra poco. E finalmente ragazzi possiamo andare di splash con l'aftershave di BBS Soap Sweet Bourbon. Agitiamo un po' il flaconcino e andiamo ad applicare questo after che sa di cioccolata, ragazzi. O perché a me piace la cioccolata e quindi la sento, ma ci sento anche l'arancia, il cocco pure. Mamma mia, mamma che appetito, ragazzi! Mi viene l'acquolina in bocca, vi giuro. Mi vengono in mente i biscotti al cioccolato.
Mamma mia, favoloso, un altro po'. Fantastico, ragazzi, semplicemente fantastico. Che profumo, sono circondato da un profumo gustoso, gourmet di cocco, arancia, cioccolato. Il dolce aroma del Bourbon. Mamma mia, ragazzi, che appetito! Allora, vi devo salutare. Quindi, come procediamo? Prima colazione. Tra le altre cose, stamattina apro anche un panettone perché ci sono ancora panettoni in svendita. Ieri ne ho comprati due, ragazzi. Quindi farò colazione per i prossimi giorni con il panettone, latte e Nesquik. Detto questo, procediamo poi all'applicazione della Rescue Potion di Zingari Man, soluzione oleosa ma altamente idratante e di facile assorbimento. E poi andiamo con la crema gel effetto lifting di Bottega Verde, ecco qua. E per completare, io concludo con la mia fragranza. Una delle mie fragranze preferite che è l'estratto di profumo fresco di Sicilia by Pantarei. Vi ricordo che questo tappo è in legno di acero e che qui la grafica è tamponata sul flaconcino. Piccoli dettagli stilosi che non guastano. E ragazzi, veramente adesso è tutto. Io vi ringrazio per avermi seguito anche questa mattina in questo percorso multisensoriale e gourmet di lassatura tradizionale. Vi auguro una buona giornata, un buon lavoro ed arrivederci al prossimo video. Grazie a tutti, ragazzi. Ciao.